Il sindaco di Agnone, avvocato Francesco Marco Vecchio, dà il benvenuto al Papa. Agnone oggi ha scritto una pagina di storia, certamente la più bella, la più esaltante, la più significativa che le future generazioni potranno leggere. Il dono della sua visita assume per la nostra città e per il Molise Altissimo un significato di speranza e di incoraggiamento. Speranza perché abbiamo compreso anche noi molisani, ed in particolar modo noi dalle zone interne di questa giovane regione, che non siamo affatto dimenticati, ma abbiamo il Papa che ha voluto benignarci di rivolgere il suo pensiero. Incoraggiamento perché la sua presenza tra noi sarà di sprone a quanti, magari sfiduciati dalle poche risorse che questa terra offre, pensano, come tanti altri hanno già fatto, di abbandonarla in cerca di migliori fortune in luoghi certamente più prosperosi ed avvantaggiati per posizione geografica e che destano maggior interesse per uno sviluppo economico. Santità. Nel nostro Molise non svettano ciminiere. Non vi sono ginepraie di grosse arterie viarie, non si avverte il caos delle grandi metropoli industriali. Il nostro cielo è limpido e nei nostri paesi silenziosi è ancora possibile ascoltare il tintinnio dei laboratori delle botteghe artigiane, ove da Frosolone a Zernia, da Trivento ad Agnone, autentici maestri creano le loro opere nell'insegnamento e con la maestria dei loro padri. Agnone, definita la terra del Sannio, il paese dei suoni antichi, terra del beato Antonio Luci, che l'ha innalzato alla gloria degli altari, del servo di Dio padre Matteo di Agnone, terra di oracoli ed argentieri di arte sacra. L'altissimo Molise, tanto spesso dimenticato dai governanti ed a volte da questi anche penalizzato, vogliono oggi, in cui il mondo celebra l'esaltazione del lavoro più umile, ma certamente il più genuino, il più sacro, innalzare una preghiera al Signore che possa essere di certezza per un domani migliore a quanti, prepotentemente ancora attaccati alla loro terra, vogliono continuarla a vivere, a farci vivere i loro figli. Noi amiamo questo lembo di regione, con i suoi boschi, le sue montagne, i suoi corsi d'acqua. Preferiamo viverci per la tranquillità, la semplicità del suo popolo, distintosi ovunque per onestà e laboriosità, che custodisce gelosamente le proprie tradizioni. Sarebbe nostro grande desiderio, Santità, poterle offrire in Roma lo spettacolo dell'Andocciata, manifestazione natalizia sublime, testimonianza religiosa dei nostri anni. Grazie, Santità, per la sua confortante presenza. Benvenuto tra noi, benvenuto ad Agnone, nel Molise Altissimo, a nome di tutti i suoi abitanti.